Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Creativerse. Allora ragazzi, nell'ultimo video abbiamo fatto un po' di cosuccine, abbiamo fatto lo spawner per quanto riguarda la stalattite per i Miru Verdi, abbiamo visto che funziona, dobbiamo solo sperare che i Miru finiscono dentro nei teletrasporti. Dobbiamo posare un po' di cosucce. Adesso vediamo un attimino la questa, perfetto, ok. Poi abbiamo da posare questa. Guardiamo un attimino, ragazzi, cosa ci è venuto fuori. Bene, abbiamo un bel po' di cosucce, eh? Allora, apriamo intanto questa cassa e vi faccio vedere che ci sono altri due jetpack, ok? Ogni tanto me li sblocca i jetpack, ne abbiamo per il momento due, perché me ne ha messo uno, perché uno è qui e l'altro dov'è? È sopra, perfetto. Allora, io direi di andare a posarli, perché intanto ragazzi è inutile tenerli. Per ce l'abbiamo noi il jetpack, quindi andiamo a posarlo. E qua ne abbiamo altri, guardate, ne abbiamo 5 per il momento, ok? Quindi noi adesso quello che indossiamo ce l'abbiamo ed è abbastanza buono ancora, perché è quasi pieno ancora. La spada l'ho dovuta cambiare perché si era rotta, quindi siamo tranquilli. Allora, andiamo a vedere una cosa, ragazzi, intanto andiamo a vedere se ci ha sbloccato qualcosa di nuovo. Ci credo poco, però piano piano secondo me sbloccheremo tantissime belle cose. Allora, una cosa che volevo poi andare a fare. Allora, fatemi vedere, questo serve ossidiana, magnetite e glass. Ragazzi, io lo faccio. Andiamo a prendere la magnetite. Magnetite. Andiamo a posare della roba, ragazzi, perché sennò non ne veniamo più fuori. Facciamo così. Ci serve ancora lo slab di ossidiana e il vetro. Allora, lo slab di ossidiana dobbiamo andare nel crafting qui, quindi l'ossidiana slab e il vetro che è qui dove c'è il nature, dove c'è il sabbio, il snap. Dov'è? E di là, allora è di qua, eccolo qua, no, sbagliato, andiamo di qui, e il vetro, perfetto. E ragazzi, possiamo farci il nostro schermo, ce ne fa 4, ok, 4 schermi. Adesso andiamo a fare una cosa, andiamo qui. Allora, qui ci serve allora un autumleafi. Andiamo a vedere una cosa, ragazzi, perché io voglio vedere il colore eccolo qua, autumleafi. Dobbiamo tamarlo, ok? Noi abbiamo già la nostra tamagnappa qui e andiamo a tamare il nostro pezzo di sgnappola vivente. Andiamo a vedere di qua, qua c'è uno slafognagno, eccoci qua, vediamo dov'è lo slafoto.
No. Eccolo là. Eccolo qua. Un leafo, un le, un le, un lo. Ok. Possiamo andare a vedere adesso che è sbloccato. Vedete? Noi facciamo in questa maniera e ci dice Bosog. Ok, il Bosog non so cos'è. Bosog, io credo ragazzi che sia il cinghialozzo. Quindi facciamo così adesso perché non lo voglio, visto che ce l'abbiamo già. Allora, questo cos'è? Un Rockstar dobbiamo andare a cercare un Bosog. Allora, credo che sia, ragazzi, il pistolino che c'è della savana. Quindi andiamo a vedere un attimino la savana dov'è. La savana è di là. Ah, ciuspi, non ho. Ok, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma dobbiamo per forza andare qua. Così e così. Andiamo nella savana. E dobbiamo per forza andare nella savana. Nella savana nanna. Vediamo qual è il Bosog, se è quello lì oppure no. Perché se è quello lì, ragazzi, ce l'abbiamo un po' duretta, perché il Bosog ti dà delle incornate pazzesche e ti smonta per bene. Allora, qua ci siamo, vediamo un attimino. Chiudiamo la porta. Dovrebbe, se non sbaglio, essere quello là. Questo qui. Vediamo. Vedete? Mi stanno massacrando. Non so se ce la facciamo, eh. Perfetto, ce l'abbiamo. E vai. Allora, adesso devi seguire me. Ragazzi, questo ce l'abbiamo, è molto difficile andare a portarlo a casa, perché vediamo se ci segue, perfetto, ci sta seguendo. Dobbiamo andare a dargli qualcosa da mangiare intanto, dobbiamo andare a vedere di lì intanto se riusciamo ad andare verso. Verso casa.
Stai arrivando? Sì. Questo è il boss hog. Ragazzi, se riuscissimo a dargli a prendere anche quello il cinghiale, sarebbe veramente, veramente l'ideale. Il problema è che non è facile. Non è per niente facile perché... Oh, ci siamo, non siamo neanche distanti. Pensavo fossimo più distanti, ragazzi. Quindi ci siamo, ci siamo. Allora, noi qua siamo. Allora, dobbiamo vedere solo una cosa. Dov'è la nostra casa? È lì. Quindi noi dobbiamo andare giù qui. Andare giù qui, andiamo qua. Ok, lui sta arrivando tranquillamente, perfetto. No, non dirmi che è morto. Ah, ok, bravo, perfetto. Perfetto, andiamo. Ci siamo, arrivi. Ok, ci siamo. Dobbiamo portarlo di qua. Scusate, ragazzi, ma mi è venuto un ruttazzo. Perfetto. Devo fare un ponte, qui. Dobbiamo fare un ponticello. Eccoci qua. Perfetto, vieni. Perfetto. Vieni qua. Perfetto, andiamo qua, chiudiamo. E andiamo qua. Ok. Adesso tu mi devi far vedere cosa mangi. Ok, allora. Sandwich. Il sandwich, allora, così facciamo il nostro sandwich, quindi per il sandwich serve questo, il vegetale e l'ingrediente. Ok, perfetto, e abbiamo il nostro sandwich. E andiamo, ragazzi, andiamo di nuovo là dove c'è il nostro mob spawner, mob farm, e andiamo subito immediatamente a dargli da mangiare, perché dobbiamo vedere un attimino che cosa ci dà il pistolozzo qua. Quindi facciamo così, perfetto. E dobbiamo solo aspettare un attimino, così vediamo un attimino cosa ci dà. Intanto, allora, intanto è notte. Allora, noi facciamo una cosa, ragazzi, torniamo indietro, veniamo dopo. Così poi vi faccio vedere questo e andiamo subitissimo a vedere, intanto, prima di tutto qua, se abbiamo sbloccato qualcosa, ma non ancora. After harvesting. Non vorrei che sia una cosa del genere. Allora, drop rari, andiamo a prendere un drop raro. Prendiamo, ma sì, prendiamo questo e andiamo a nanna un attimo, così viene giorno, andiamo là, vediamo di fare quello che c'è da andare a fare e siamo poi tranquilli. Ok, sono le 6:10 già, mannaggia la miseria, ciao.
Ok, abbiamo dormito, siamo tranquilli, ci siamo ripresi perfino di energia, siamo a postissimo e andiamo a vedere la nostra nuova farm. Perfetto, dobbiamo andare di qua, giusto? Sì, esatto. Così. Andiamo a vedere un attimino, ma qua non è ancora uscito un nuovo cacchio. Vediamo però se possiamo dargli questo. E voilà! Sì, io direi che così potrebbe andare. Però non so se è questo quello che vuole. Lo sbloccamento, vediamo. No, esatto, non è quello che vuole. Ah, ho capito! Però ragazzi non so se ce la facciamo. Non so se ce la facciamo perché ci servirà sicuramente dell'acqua. A parte che non ce l'abbiamo qua. Ok. Io credo che due bastino. Vediamo un attimino. Non è ancora a posto questo pirlozzo. Attendo ragazzi e taglio i pezzetti. Dai però. Ok. Allora ragazzi, da cosa riconoscete quando da lontano vedete l'animale se ha il drop pronto o no? Da queste lucettine che lo vedete brillare praticamente. Vedete? Adesso noi dobbiamo fare in questo modo. Ok. E ci ha dato queste cose qua. Dobbiamo andare a prendere questo e dargli una bella sciacquata. Allora, questa dovrebbe essere quello che voleva. Esatto, avete visto? Perfetto. E abbiamo sbloccato anche questa. Allora, vediamo cos'altro c'è da fare. Allora, Pixiferale e Mossilefi. Allora, se non mi sbaglio, Mossilefi è questo qui. Dovrebbe essere questo il Mossilefi. No? Ah no, questo si chiama pistolino blu. Comunque dovrebbero essere questi qui. Va bene, allora ragazzi, abbiamo visto che ci ha dato un bel po' di cosucce. Torniamo a casa col teletrasminchia. E il tamare gli altri ragazzi andrò io perché ci sarà da tamare le afi e ci sarà da tamare il pixiferale che sarebbe il pixi notturno praticamente. E quindi devo craftare un attimo, vediamo cosa dobbiamo craftare. Dobbiamo craftare una pozione resistenza alla pozione. Ok. Allora, vediamo un attimino, le pozioni sono qua. C'è, eccola qui, questa qui, questa qui, Detrius, ok, andiamo a vedere un attimo nella terra ragazzi, perché naturale di qua, la terra, andiamo, no, andiamo a vedere qui, no, la devo cercare perché ce l'ho, solo che non so dove, eccola qui, Detrius, andiamo di qua, così ce la craftiamo un attimo e quella parte lì l'abbiamo sbloccata, abbiamo la pelle e dovremo avere i fiori, questi qua, andiamo di nuovo nella nature, intanto
intanto prendiamo un cinquantino, perché così, e i fiori dovrebbero essere questi qui. E ragazzi, abbiamo la pozione della pozione, la pozione che resiste alla pozione. Vabbè, non ho capito cos'è. Ok, come possiamo andare a vedere, se noi andiamo qua nel codex, lui ci dice che una è stata fatta. Ok, piano piano ragazzi, dobbiamo sbloccare le varie allora fatemi vedere un attimo una cosa da completare, però queste sono tutte, madonna ragazzi, ne ho fatte un'infinità e sono tutte stupide così. Qua siamo già arrivati a un buon punto ragazzi, ma comunque ne verranno fuori altre. Qua dobbiamo tamare 9 esemplari ragazzi, i 9 esemplari ce l'abbiamo dura, perché l'ultimo esemplare sarà quello del mondo corrotto, e il mondo corrotto ragazzi sono massacranti questi qua. Ci dobbiamo preparare con le varie pozioni, andare là e finire le varie pozioni, perché ogni colpo che ti dà quel bestiaccio là tentacolare sono mezza vita, quindi è difficile. Ok, bene ragazzi, abbiamo fatto qualcosa anche oggi, ci vediamo nel prossimo video, io vi saluto qua, come sempre un grosso bacione, un grosso abbraccio da Vivo Libero, mi raccomando ragazzi, tanti bei pollicioni in su e condividete, ci vediamo nel prossimo gameplay, ciao ragazzi.